che cos'è una rivoluzione? È la secolarizzazione dell'eschaton, cioè l'idea che vi è una situazione finale col giudizio. Le pagherete tutte, pagherete caro, pagherete tutto. No, nihil in ultum remanebit, di Esire. Nihil in ultum remanebit, che sono cose che la coscienza cristiana conosce da sempre, ma che non metteva per nulla in relazione alla politica. A fare il giudizio universale ci pensava Domine Dio. Ecco, una rivoluzione è un giudizio universale fatto sbrigativamente su questa terra. Ma non nella forma, Dio ammazzateli tutti, Dio riconoscerà i suoi. No, che è la forma con cui fu gestita la crociata contro gli albigesi, con un lemma ripreso da Cromwell. No, no, non è Dio riconoscerà i suoi. Qui c'è, dentro una rivoluzione c'è violenza, ma la violenza è ovvia, cioè è il momento della destrutturazione di un ordine. Noi abbiamo il diritto, dovere di destrutturare gli ordini. Gli ordini non sono eterni, non sono voluti da Dio. Gli ordini sono portatori di disordine, di ingiustizia, di violenza, a cui contrapponiamo una fase di ingiustizia. Certo, ne tagliamo le teste, ma questi sono atti che sembrano di ingiustizia, ma sono di superiore giustizia. Perché? Ma perché non stiamo, questo non è un giudizio davanti a un tribunale dove si presentano la difesa e l'accusa, no, questo è il giudizio della storia. Tutti i nobili sono colpevoli, non importa se c'era un nobile buono, tutti i nobili, cioè questo è il nemico oggettivo, no? Per cui è una secolarizzazione dell'eschaton senza la capacità divina di riconoscere il peccatore. No, si va all'ingrosso. I nobili sono nemici e gli tagliamo la testa. Se c'è un nobile buono, buon per lui. Ecco. E dunque la rivoluzione, come vedete, ha un bel po' di pretese. Vuol dire un soggetto, una ragione, un'ideologia, un obiettivo e l'idea che la politica sia tutto a far nostro e che si possa, si debba e si possa distruggere per costruire. Perché quello che distruggiamo non l'ha fatto Dio, l'hanno fatto i nostri nemici e quello che costruiremo lo faremo noi e lo faremo buono e bello e finalmente ordinato, giusto e pacifico. Dunque abbiamo questo meccanismo, no? Violenza per la pace, disordine per l'ordine. Dualità, noi, loro, per l'unità successiva, tutti insieme. Libertà per libertà e uguaglianza, che sono principi di rivoluzione, di distruzione. Libertà vuol dire tagliare i legami, Uguaglianza vuol dire non riconoscere la differenza, che è un bel principio rivoluzionario, perché vuol dire che la società è come una spiaggia di sabbia, dove un soffio di vento scompiglia tutto quanto. Per cui instabilità, violenza, decostruzione per la fraternità, finalmente, la pace, l'ordine, l'ordine giusto. Questo è lo schema di una rivoluzione e solo nella modernità si può ragionare così, solo nella modernità. Chi sono i soggetti? Basta andare un po' a vedere. Premessa, ci vuole l'individuo, altrimenti non si combina niente.
bisogna avere l'idea di fondo che la società è fatta di individui. Meglio se questi individui sono portatori di diritti naturali. Meglio se questi diritti naturali vengono adoperati come armi per tagliare la testa a qualcuno. Però la rivoluzione è un fenomeno di massa. E le masse come si costruiscono? Ecco, ci sono vari modi. La prima massa è il popolo. Popolo che è una parola vecchia, vecchissima, ma che non vuol dire più alcuni corpi sociali. No, no, vuol dire tutti. Il senatus populusque, lì il popolo, era un pezzo. L'altro pezzo erano gli aristocratici che stavano nel Senato. Adesso il popolo sono tutti, per cui non è fatto di corpi. Semmai è il popolo stesso che è un unico corpo fatto di atomi. Poi bisogna però introdurre un elemento di differenziazione, perché non fatto di corpi, no, una differenziazione fondata sul fatto che c'è il rapporto amico-nemico. Cioè noi loro. Dentro questo corpo unitario ci sono sventuratamente dei nemici. E qui basta leggersi che cos'è il terzo stato di Sieyès. No? Si parte dicendo c'è la nazione, dentro la nazione c'è la divisione del lavoro, ma quella non conta niente, cioè ci sono i ricchi e i poveri, ma non conta. Quello che conta è che siamo tutti atomi uguali dentro questo corpo, che, come vedete, lascia aperto un bel problema. Come dire, partiamo dicendo che le differenze economiche non sono differenze politiche. Le differenze politiche sono fra il corpo e i suoi parassiti. E chi sono i suoi parassiti? Nobili, quelli che non ci stanno a far parte del corpo alla pari politicamente degli altri. Vedete che la rivoluzione ha bisogno di costruire, ha bisogno di pensare all'uguaglianza, ha bisogno di pensare all'individualismo, ha bisogno di pensare alla piena disponibilità della politica all'agire umano e al tempo stesso ha bisogno di costruire un rapporto amico-nemico, ha bisogno di costruire una differenza. Cioè bisogna individuare qualcuno contro il quale si fa la rivoluzione, altrimenti non è niente. Ecco, questo qualcuno è l'elemento polemico. E questo qualcuno non è un corpo. La rivoluzione non è un gioco di alcuni corpi contro altri corpi. No, è un gioco di masse contro pochi. Il meccanismo è questo. Pochi parassiti, nemici del popolo. Pochi parassiti, nemici del popolo, pericolosissimi, estranei. Per cui c'è una fortissima inclusione e al tempo stesso una durissima esclusione. Non c'è la giusta posizione di corpi, c'è una semplificazione originaria. I molti contro i pochi, i buoni contro i cattivi, noi contro loro, la salute contro la malattia, i francesi contro i tedeschi, perché Sieyès lo dice proprio, li rimandiamo nelle foreste della Franconia da cui dicono di provenire i nobili. Vogliono fare gli estranei, quella è la porta. Era un abate. Il libro esce nel febbraio dell'89, nel luglio succede quel che succede, qualche anno dopo cominciano a rotolare le teste. Una rivoluzione la si fa così. Il grande contenitore degli individui può essere la nazione, purché la nazione si scinda in popolo versus nemici del popolo, può essere la classe, con una identificazione d'una parte col tutto, una classe enorme, vastissima, contro pochissimi
capitalisti, può essere una razza. Tanti degli ariani contro pochi elementi impuri. Il meccanismo è quello. Il meccanismo. Per cui, quando si adopera la parola rivoluzione per indicare grande cambiamento, per carità, si può fare quel che si vuole a questo mondo, ma insomma non è proprio una rivoluzione. È un grande cambiamento. La rivoluzione del neolitico, probabilmente la più importante di tutte quelle che abbiamo fatto finora, cioè quando abbiamo smesso di essere cacciatori, raccoglitori, siamo diventati sedentari, ci siamo inventati le religioni, ci siamo inventati la città, i re e tutto quanto, però non è contro qualcuno. È un grande cambiamento che noi chiamiamo rivoluzione perché noi moderni siamo abituati a pensare alla rivoluzione come il più grande cambiamento possibile. Ma non c'è stato qualcuno che ha fatto la rivoluzione del neolitico contro i poveracci che facevano i cacciatori e i raccoglitori. È semplicemente divenuta e poi ha dato un plusvalore politico, economico, militare a questi qui che effettivamente dopo la contrapposizione stanziali nomadi è la contrapposizione forse fondamentale della storia dell'umanità, ma questa è un'altra storia. Rivoluzione non è facciamo la rivoluzione elettronica e quindi cambia tutto. Sì, forse cambia tutto, ma non è una rivoluzione nel senso che vi ho detto. Io parlo poi all'interno del pensiero politico. Per cui dentro il pensiero politico, rivoluzione, grosso modo, vuol dire quel che vi ho detto io. Terzo punto. Allora, finora abbiamo detto che cosa significa rivoluzione, abbiamo detto perché la rivoluzione e la modernità stanno insieme, quali sono i prerequisiti della rivoluzione, come si differenzia la rivoluzione dal progresso e dalla tradizione, e abbiamo cominciato a dire quali sono le contraddizioni interne al concetto di rivoluzione, che vi sto portando a questo, no? La rivoluzione è un gesto definitivo, ma neanche per idea, è un gesto di chiarificazione. No, non è di chiarificazione. Si porta dentro una dialettica, una contraddizione. Qual è? Beh, è del tutto iscritta all'interno delle logiche categoriali e delle coazioni della modernità. La modernità è un'epoca in cui l'ordine non c'è e al tempo stesso è pensato come disperatamente necessario. La rivoluzione è il modo di funzionamento della modernità. Non presupporre che l'ordine esiste e andare a cercare le cause del suo momentaneo non esserci. No, avere il punto di partenza è l'origine, è il disordine. E al tempo stesso altrettanto originario della percezione del disordine, cioè è un'epoca nichilista la modernità. Allo stesso tempo, altrettanto originariamente c'è la coazione alla produzione di ordine. Il quale ordine prodotto, costruito, il famoso costruttivismo moderno contro il quale protestano tanto i liberali liberisti, il famoso costruttivismo moderno è preceduto dal distruzionismo moderno. C'è costruttivismo perché c'è la percezione della mancanza di ordine come dato fondamentale. Come dato fondamentale, originario, primitivo. E quindi la modernità è fatta di rivoluzioni che hanno come obiettivo, cioè di politicizzazioni violentissime, perché una rivoluzione è una politicizzazione violentissima, noi contro loro, e di una politicizzazione che ha come obiettivo una neutralizzazione. E al tempo stesso una neutralizzazione, una pacificazione che non potrà mai essere definitiva, che continua ad avere in sé l'elemento del disordine radicale.
Questo non per una qualche tara dell'umanità, ma perché abbiamo perduto per sempre l'idea di una legittimità fondativa originaria. Ci sembra assurdo oggi pensarla, ed è il modo invece con cui la politica è stata pensata fino all'altro ieri. Non abbiamo alcuna idea di una legittimità originaria della politica. La nostra politica è sempre illegittima, sempre. È sempre costruzione affannosa, poi di un ordine. Questo a livello categoriale. A livello storico-empirico, uno dei prodotti, la modernità ha due prodotti politici fondamentali, lo Stato e il capitalismo. Lo Stato è il tentativo di mettere un po' d'ordine, stabilizzare, trovare dei confini, distinguere l'interno dall'esterno. All'interno c'è l'ordine, fuori c'è la guerra. Beh, poi il capitalismo è puro disordine. È rivoluzione permanente. Il capitalismo funziona così, altrimenti non è capitalismo. Per cui c'è una fase in cui lo Stato e il capitale coesistono, che si fanno un piacere l'uno con l'altro, ma dopo un po', se le cose vanno bene, il capitalismo esplode, spacca lo Stato, lo riduce in cenere e viaggia per il mondo a fare quello che fa il capitalismo, cioè a produrre plusvalore. Di solito appropriazione privata del plusvalore socialmente prodotto. Il capitalismo è una potenza rivoluzionaria, c'è Marx continuamente. Un'epoca che ha come modo di produzione quello capitalistico non può essere un'epoca stabile. Per cui le nostre categorie intellettuali e il capitalismo sono portatrici di instabilità permanente. Questo non perché io ami la stabilità, semplicemente prendiamone atto dentro il ciclo capitalistico si formano rivoluzioni di tutti i tipi, rivoluzioni del capitale contro e dei borghesi capitalisti contro gli sventurati rappresentanti dell'ordine tradizionale, con quelli che poi sono sopravvissuti, i capitalisti hanno fatto compromessi, però compromessi in cui come andavano loro. Il barone tal dei tali può anche diventare primo ministro, però la sostanza della nazione sta nelle imprese, perché se no... Rivoluzione dei proletari contro i capitalisti. Rivoluzione dei controrivoluzionari, contro i proletari e un po' anche contro i capitalisti, pochino, a parole. Rivoluzione di tutti contro tutti e del neoliberismo, cioè la concorrenza. Senza l'idea di fondo della instabilità del mondo e senza la potenza economica del capitalismo che rivoluziona tutto quanto, non ci sarebbero rivoluzioni. Quali sono i soggetti? Ve li ho già detti, l'individuo. Però l'individuo deve stare dentro un contenitore più vasto, non come corpi, ma dentro un contenitore più vasto, che può essere la nazione, può essere il popolo, parola generica, può essere la nazione, che è un po' meno generica, può essere la razza, può essere la classe può essere quella dei lavoratori ma può anche essere quella dei capitalisti e tutti fanno la rivoluzione con qualche differenza però e poi la classe dei piccolo borghesi sradicati che fanno la controrivoluzione di solito di destra.